Voi quanti anni avete? Io 66. E il vostro figlio quanti anni c'ha? E c'ha... Quanti c'ha tua mamma qua? 39 anni. Da quanti anni è stata qua? Sono quasi 20 anni. Che si è provato a vivere 20 anni qua dentro? Non vedeva l'ora, è una vita che non la potevano fare più. Pure le scale, senza ascensore, per tutto. Vostra nipote è nata qua? No, una casa diversa da questa non l'ha mai vista? No, per lei mo è la prima cosa. La prima casa vera? Sì. Perché qua era sempre provvisorio, che prima o poi dovevano uscire. Qual è la prima cosa che volete fare nella casa nuova? Adesso non vi so dire. Certamente apriamo una bottiglia. Voi avete già visto la casa nuova, sapete dove sta? No, non lo so, non lo so. Quindi siete emozionati? Sì, tantissimo. Auguri per 100 anni. Andiamo a bere la cazzo. Bella casa. Ci sta il sole? Sì, è abbastanza ariosa. Si vedono le ville da qua? Sì. No, la differenza ci sta. È una casa nuova. Che effetto fa vedere le vele laggiù e la casa nuova? Il nipote piangeva perché comunque lei è nata là. Dopo 36 anni e 6 mesi. 36 anni e 6 mesi? Sì. Vi aspettate da questa nuova casa? Sono brave persone, bellissimo per i bambini, è una favola. Siete un po' emozionata, signora? Sì, sono emozionata. Pensavo che non ce l'avesse fatto, invece grazie al Signore. E come questa casa nuova, ve la siete vista bene? Sì, l'abbiamo vista. Vi emoziona un po'? E infatti, tra 40 anni, ho perduto mio marito e non l'ha visto. Pensavo che non la vedevo nemmeno io. È una gioia andare nelle case nuove o no? Certo, è una conquista. Proprio per una questione di una dignità, perché le vele andrebbero abbattute per riqualificare tutto il quartiere. Quando sarà abbattuta la prima vela? Allora, la prima vela verde sarà abbattuta nel momento in cui gli abitanti andranno nei nuovi alloggi, sia gli assegnatari, sia gli altri abitanti cosiddetti occupanti abusivi che andranno nella vela celeste. È una questione di breve tempo perché non ci saranno più scusanti per nessuno.